Questo video serve a dimostrare che un blocco di ghiaccio immerso nell'acqua all'interno di un recipiente, se si squaglia, anche magari soltanto in parte, il livello dell'acqua in realtà non sale, quindi questa figura è scorretta, ma il livello dell'acqua rimane uguale. Il disegno corretto è quest'altro, dove si vede un blocco di ghiaccio che si riduce in dimensioni e il livello dell'acqua rimane lo stesso. Infatti si può dimostrare questa relazione, cioè che il livello dell'acqua non cambia. L'applicazione è questa: di solito si crede che l'innalzamento del livello degli oceani, causato dal riscaldamento globale, sia prodotto dallo scioglimento dei ghiacci. Questo è vero, ma non lo scioglimento dei ghiacci che galleggiano sull'acqua, ma invece i ghiacci che stanno sulle terre emerse, perché i ghiacci che galleggiano sull'acqua non danno luogo a questa situazione, cioè l'innalzamento del livello dell'oceano. Cioè H2' è uguale a H2. Diverso il caso se il blocco di ghiaccio sta su una terra emersa anziché in acqua, perché a quel punto è vero che una quantità aggiuntiva d'acqua va nell'oceano. Ecco spiegata questa frase: diverso se il ghiaccio sta sulle terre emerse, allora c'è un innalzamento degli oceani dovuto allo scioglimento dei ghiacci. Consideriamo di nuovo invece il ghiaccio galleggiante sull'acqua, e questo fenomeno di scioglimento del ghiaccio è un passaggio di stato, quindi avviene a temperatura costante di 0 gradi in questa figura. Non sto rappresentando la situazione reale, dove invece l'oceano non è a 0 gradi, però immaginiamo questo esperimento fatto a 0 gradi, passaggio di stato, il livello dell'acqua rimane uguale. Tuttavia, una volta che l'acqua si sia, il ghiaccio si sia tutto sciolto e quindi è rimasta solo l'acqua, a quel punto il calore fornito al sistema, cioè alla sola acqua, fa aumentare la temperatura dell'acqua e quindi c'è un sollevamento del livello dovuto alla dilatazione termica dell'acqua sola, perché il ghiaccio non c'è più. Questa è l'acqua sola senza più ghiaccio, e si può dimostrare che l'aumento percentuale di livello, cioè di quanto sale rispetto al valore iniziale, dipende soltanto dall'aumento di temperatura, e alla fine si può stimare che per gli oceani questo aumento di livello dovuto alla dilatazione termica è di circa 80 cm per ogni grado centigrado di innalzamento termico.